La nostra storia nella selezione e miglioramento genetico e produzione di api regine. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è fornirvi delle novità sperimentate che funzionano molto meglio di tutto ciò che è avvenuto prima nel passato dell'apicoltura e quindi la nostra funzione è quella di migliorare il benessere delle api e degli apicoltori. Perché non possiamo concepire un'apicoltura senza gli apicoltori. E l'apicoltura è fondamentale, lo sappiamo, è fondamentale per tutto, è fondamentale per l'ecosistema, è fondamentale per le produzioni agricole, è fondamentale perché è bella. Avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita, dopodiché il nostro consiglio è quello di aderire alla nostra formazione. Ecco, allora questa è una famiglia che è stata catturata, cioè è stata è venuta da noi, no catturata, è venuta da noi tramite degli attrattivi che noi utilizziamo in primavera 2023, ora siamo 26 gennaio 2024. Questa famiglia non è mai stata trattata contro la varroa come tutto l'apiario. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo come trattamento semplicemente sostituito la regina con cui è arrivata la famiglia con una delle nostre regine. Ecco il trattamento che abbiamo fatto. La selezione nostra è iniziata nel 98. Io ho iniziato a fare questo tipo di selezione in Italia, non la faceva nessuno. Anche tuttora, boh, che io sappia, non lo so se ce n'è due o tre, non ne ho idea. Non la faceva nessuno allora e io iniziai perché ero convinto che potevamo ottenere un tipo di ape mellifera europea resistente naturalmente alle virosi e alla varroa. I primi anni furono un massacro, ve lo dico tranquillamente, ho dovuto ricomprare le api varie volte, perché da quel poco che rimaneva in vita non c'era una gran forza. Quindi nel passaggio da un anno all'altro io cercavo di riprodurre le regine dalle migliori regine ottenute nell'anno precedente, che ovviamente nei primi anni non è, anche le migliori erano scarse, deboli. Questo è stato l'inizio, inevitabilmente è stata così, perché che succede? Nella selezione naturale, se tutte le api fossero state lasciate a se stesse con la selezione naturale, la varroa l'avrebbe avuta vinta per un anno. Il secondo anno ci sarebbero rimasti le superstiti e dalle superstiti si sarebbero riformate nuove regine e nuovi fuchi. Quindi lentamente la popolazione delle api avrebbe ripreso il territorio e quindi tutta la loro forza, la loro vigoria. Questo non è accaduto perché le api a livello, diciamo, di aiuti, la grande Europa, si parla della grande Europa, non ci ha dato niente. Quindi gli apicoltori sono dovuti ricorrere per forza ai trattamenti. Da lì in poi la questione trattamenti non si è mai fermata. Invece una cosa razionale sarebbe stata per il bene di tutti, lasciamo che la natura faccia il suo corso, dalle sopravvissute noi riprenderemo l'apicoltura. Nel frattempo le cosiddette sovvenzioni magari sarebbero state date agli apicoltori che sarebbero rimasti momentaneamente per 2 o 3 anni senza lavoro. Questa sarebbe stata la cosa più razionale. Quindi oggi avremmo tutti api resistenti alla varroa, resistenti alle virosi, resistenti alle malattie. Invece io sono dovuto andare lentamente, anche perché poi le regine che facevo in qualche maniera subivano le fecondazioni del resto delle api che magari trovavano, a quel tempo c'erano più api di ora, gestite maggiormente. Ora veramente qui sono diminuite le fonti nettarifere, quindi
L'apicoltura qui è praticamente a zero tranne noi. A quel tempo ce n'erano di più, quindi subivo l'influenza di queste fecondazioni di fuchi che non valevano una cicca dal punto di vista della resistenza alla varroa e alle virosi. Di conseguenza il lavoro di selezione è andato avanti molto lentamente, ma se era diversa la condizione sarebbe stato molto più veloce. Dopo una decina di anni di prove, errori e anche di cercare di capire cosa dovevo fare per selezionare, perché nessuno poteva insegnarmelo, sono arrivati i primi risultati interessanti. Ci sono già sul nostro sito, il nostro canale YouTube, non mi ricordo, insomma, uno dei due o tutti e due, i primi filmati del 2009, in cui si vede il comportamento VSH. Io non sapevo a quel tempo che si chiamasse così, perché a mia insaputa c'era un ricercatore americano che lo nominò con questo acronimo, che significa Varroa Sensitive Hygiene, sensibilità igienica nei confronti della varroa. In cosa consiste? Le api disopercolano la loro pupa in metamorfosi, perché quella che sentono che è infestata da varroa e dove c'è anche presenza di virosi, la tirano fuori e la buttano. Buttano la pupa e buttano anche il parassita. E di conseguenza rovinano un po' il giochino della varroa. Questo lo filmai brevemente la prima volta nel 2009, e di lì in poi diciamo che la qualità e la forza, la resistenza a questo parassita, alle virosi che trasmette, è andata sempre a aumentare, perché, come vi dicevo prima, il metodo era sempre quello di riprodurre nell'anno successivo le regine dalle migliori regine dell'anno precedente, quindi selezione in progresso, ecco, si dice così. Anno dopo anno. Questa, vi ripeto, questa è una famiglia che è arrivata con i nostri attrattivi. Quindi avete il link in descrizione per vedere la prima lezione gratuita. La nostra tecnica comprende tutto, comprende la selezione, comprende la tecnica apistica, compresa quella di raccogliere gli sciami, farli venire a noi, non raccoglierli, farli venire a noi nelle nostre arnie, con le nostre arnie particolari. E in realtà le migliori arnie sono le GS per fare questo tipo di attività, anche per l'attrazione degli sciami. E poi niente, l'abbiamo trasferita in queste arnie che sono delle Dadant, dove la maggior parte, o tutti, o la maggior parte dei telaini sono Langstroth, e qualche Dadant, non l'ho modificati. Poi, come vedete, qui è inverno, abbiamo dato anche il nostro candito artigianale. Guardate con il buco sopra come lo è morbido, oltretutto rimane morbido sempre, non secca mai. Lo mangiano, che è una bellezza. Siamo al tramonto, il 26 di gennaio, guardate come sono tranquille, mangiano. Stanno agglomerate. Cosa volete di più? Quindi la nostra tecnica comprende una tecnica a 360 gradi, comprende anche, volendo, la possibilità di imparare a fare pappa reale, che non è una produzione da poco, perché in certi periodi dell'anno, quando per esempio siamo in piena estate, utilizzando questa nutrizione, anzi, il candito più questo è un candito base, cioè noi facciamo anche altre ricette, un candito più rinforzato di tutti i nutrienti e una nutrizione liquida sempre secondo il nostro metodo molto concentrata, utilizzando questi due tipi di nutrizione anche in piena estate, quando non c'è più niente, le api sono in grado di darvi pappa reale se conoscete la tecnica. Quindi imparate a selezionare le api, quando imparate a fare i traslarvi, allo stesso tempo sapete fare anche la pappa reale. Sapete produrre, saprete gestire l'apiario in modo che anche nelle condizioni peggiori le api non si saccheggiano l'una con l'altra.
Questo è importantissimo. È come avere le redini di un cavallo nelle mani, piuttosto che stare in sella a un cavallo senza redini che fa cosa gli pare. Capito? La differenza è fondamentale. Quindi, come dicevo all'inizio, lo slogan che dico all'inizio, noi siamo per migliorare la vita delle api, ma anche quello dell'apicoltore. È assurdo pensare di migliorare la vita delle api senza migliorare la vita dell'apicoltore, perché l'apicoltura è essenziale. È essenziale anche per i vegani, è essenziale, perché allo stato naturale non ci sono i numeri giusti per allevare api allo stato selvatico. Quindi, che poi è una cosa teorica questa che interessa solo ai vegani, non ci sono le piante in quantità sufficiente per essere popolate, piante cave vecchie per essere popolate da sciami naturali. Gli sciami naturali quindi sono pochi. Quindi l'apicoltura è indispensabile alla vita. Quindi bisogna ovviamente migliorare il benessere delle api e dell'apicoltore. Su questo non ci piove. Se c'è qualcuno che dice il contrario è perché è un ignorante, non conosce il mestiere, non conosce le api, non conosce l'ecosistema, non conosce le produzioni agricole. Io, se permettete, ho un po' di cultura un po' su tutti questi campi, e quindi se qualcuno la pensa diversamente è meglio che stia zitto, ci fa una figuraccia. Allora, prima di chiudere il video vi voglio aggiungere qualcosa. Prima di dirvelo, guardate il link in descrizione per la prima lezione gratuita, e ora veniamo al punto. La resistenza alla varroa non è soltanto VSH. Comprende altri aspetti sui quali abbiamo lavorato, su tutti gli aspetti che comprendono la resistenza alla varroa. Vi faccio degli esempi. Resistenza alle virosi che trasmette la varroa. Noi sappiamo che la varroa, oltre a succhiare l'emolinfa lei stessa dalle api, trasmette, è il veicolo per trasmettere delle virosi alle api stesse e alle pupe delle loro api, che nascono male, nascono o mezze paralizzate o totalmente paralizzate o con api con ali deformi, quindi portano a morire la famiglia, in sostanza. Quindi resistenza alla varroa tramite VSH, resistenza alle virosi, grooming, pulizia fra due o più individui fra di loro che si spulciano. Ciclo larvale più o meno lungo fa la sua differenza sulla presenza di varroa. Feromoni. Ogni organismo ha un feromone un po' o molto differente dall'altro. Quindi da un'ape all'altra c'è un'emissione di feromoni diversa. A seconda del feromone che l'ape e la larva dell'ape emette, può essere più o meno attraente per la varroa. E questo è stato dimostrato anche questo. L'ape cerana dalla quale proviene la varroa, così come le africane, le africanizzate, sono meno attraenti per la varroa. Fra le varie caratteristiche, le varie qualità che hanno, sono meno attraenti. Pertanto tutto questo messo insieme noi l'abbiamo considerato in tutti i suoi aspetti, e va selezionato tutto questo, perché un conto è sparare al nemico con un solo proiettile e un conto è sparare al nemico con un fuoco incrociato da 3-4 direzioni diverse. Le possibilità di ucciderlo sono molto più alte. Allo stesso tempo abbiamo cercato di selezionare un VSH naturale. Il VSH, ora, su alcuni studi che sono stati fatti negli Stati Uniti, è venuto fuori, hanno selezionato, lo chiamano VSH, un VSH estremo, cioè che disopercolano anche le pupe sane, quelle che non sono infestate, le buttano via, quindi rimangono in sostanza prive dei loro figlioli, e quindi
la famiglia non va avanti, è come se fosse una malattia autoimmune. Noi abbiamo cercato un VSH naturale, cioè il giusto equilibrio che permette di mantenere una quantità minima di varroa che serve a ripetere il processo della selezione naturale di anno in anno. Se venisse a mancare totalmente la varroa, il processo di selezione non si riprodurrebbe più. Quindi la natura, perché è quello che accade poi sull'ape cerana e sulle api africanizzate, che sono anche loro resistenti, ha fatto sì che conservassero un minimo di errore nella pulizia, in modo da mantenere un minimo di parassiti per ripetere tutti gli anni il processo della selezione naturale. E noi abbiamo ricercato questo. Questo permette anche di mantenere la produttività delle famiglie. Quindi abbiamo cercato di essere in sintonia, in armonia il più possibile con la natura. Questo è il nostro modo, diciamo, la nostra filosofia, per portare la nostra logica, diciamo, per portare avanti l'apicoltura in un modo razionale. E ora vi ricordo di nuovo il link in descrizione. Chi entra nella nostra accademia ha un anno di affiancamento mio, rinnovabile con un canone minimo. Quindi c'è l'ingresso all'accademia che ha un suo costo, una volta tantum, più un canone minimo annuo per tutte le problematiche e tutte diciamo, i quesiti che potete porre. E questo vale sia per i professionisti che per gli hobbisti. Perché per essere professionisti non è che si sa tutto di tutto. Neanche io so tutto di tutto che ho cercato di comprendere l'apicoltura a 360 gradi. Ma soprattutto non sa tutto di tutto colui che in tutta la vita ha fatto soltanto levare, mettere il melario, dare nutrizione e fare trattamento. È un operaio specializzato. Magari la sua specializzazione la sa fare bene, ma non conosce le api come il sottoscritto. E questo lo posso anche firmare. Avete il link in descrizione per vedervi la prima lezione gratuita e vi saluto. Ciao, ci vediamo al prossimo video.